L'Italia è in prima linea nella guerra al califfo. I paracadutisti della Folgore addestrano i peshmerga, i combattenti curdi, ad Atrush, nel nord dell'Iraq. Molti sono veterani dell'Afghanistan, ma per timore di rappresaglie dei terroristi non possiamo riprenderli in volo. I guastatori paracadutisti italiani stanno addestrando questa squadra di combattenti curdi per scovare le trappole esplosive. Yalla, bro. Gli uomini neri del califfato sono abilissimi a minare il campo di battaglia e a lanciare attacchi suicidi con mezzi blindati imbottiti di tritolo e usati come arieti contro le trincee curde. Uno dei peshmerga purtroppo è incappato in una trappola, ha tirato un filo d'inciampo e simulandolo con un fumogeno rosso è saltato in aria. Stop! Stop! Tutti a terra, ragazzi, da noi. Il ritrovamento di un ordigno, un classico ordigno che usano principalmente anche nel fronte, che sono delle mine anti-uomo praticamente. Molto pericolose. Look! Check! Look! Ok, in questo momento hanno effettuato un ritrovamento di un cadavere praticamente che è solito usare nella zona di combattimento. Viene trappolato con dell'esplosivo che è praticamente un pericolo vero per loro. Un drone dell'aeronautica militare ha girato queste immagini esclusive di una gigantesca bandiera nera decollando dal Kuwait, dove sono schierati quattro caccia italiani che solo individuano gli obiettivi senza bombardarli. Bro. I paracadutisti nel nord dell'Iraq sono oltre 200, ma con i carabinieri che addestrano la polizia irachena a Baghdad e l'aeronautica abbiamo schierato 500 uomini contro la minaccia del califfato. We will here for save our land, for save our family, and we will fight with the ISIS. I combattenti curdi sono molto motivati, ma hanno pochi mezzi. Qualcuno viene ad addestrarsi con i mocassini e tutti chiedono più armi e munizioni. Giovani e anziani che hanno già vissuto la guerra in Kuwait o contro l'Iran si addestrano e combattono anche per noi. Per il loro storico sogno di un Kurdistan non solo autonomo, ma indipendente.